Salve a tutti, benvenuti in una puntata di questa serie su Death Stranding, chiamata appunto Reality Check su Death Stranding. Allora, siamo in una situazione un po' così, dobbiamo portarci come proprio temevo nella peggiore delle ipotesi possibili, dove dobbiamo portarci a spalla. Ti stiamo portando a spalla statizia qua fino a, a come cacchio, fino alla là sopra. Ora, ce la stiamo portando lì. Dovremo per forza tagliare di qua attraversando montagne, cose pare dire. Ora, la situazione la vedo parecchio trubola. Perché non ho quasi nulla a disposizione. Anzi, ora che ci penso, io qua un'idea ce l'avevo di fare una cosa per almeno avvantaggiarmi un minimo, accorciarmi un minimo di strada qua, farmi un CCP qua, farmi un CCP e portarmelo appresso. Un CCP di livello 2. Ce l'ho un CCP di livello 2? No, manco per la cispa. Fare un CCP di livello 2 qui. Salve. Salve. Il mio pesa di più. Il mio pesa di più. Salve. Ok. È la prima volta che vedo dei corrieri. Vabbè, non è servito a nulla, perché vedo che mi hanno guardato. Sì, mi salutaro. E tanti saluti. Non posso dire, ehi, il mio pesa di più. Cosa avrà voluto dire? Vabbè, ma lasciamo perdere. Allora, io direi, condiviso, prendi carico. C'è un CCP2? CCP livello 2 c'è? No. Il misuratore? No. No, non c'è un CCP. Perfetto, me lo devo fabbricare. Allora, niente, fabbrica attrezzatura. Ve la posso dare, mamma? Ve la portate voi, no? Non mi può fare CCP. Perfetto, a posto. Questo cambia i piani. Questo cambia un po' i piani, nel senso, è inutile puntare alla, a quella teleferica là in alto, che tanto non posso raggiungerla. Tanto non posso raggiungerla, non posso utilizzarla. Non penso sia collegata a nulla. Fatemi vedere un attimo. Non penso sia collegabile a niente, e infatti così è. Io semmai quello che posso fare è posizionare un indicatore direi andare di là e posizionare poi un indicatore. Perché l'unico punto accessibile mi sembra quello. L'unico punto dove posso veramente salire mi sembra quello. Io adesso a breve dovrò cambiare le scarpe. Io proprio sto cercando di arrivare fino all'ultimo utilizzo possibile, perché poi dopo quelle c'ho giusto un altro paio di scarpe, e quelle sono e non posso. E poi amen, e poi è finita. Quelle ho e quelle mi rimangono. Magari nel frattempo cerco di non mollare. Non mollare, sì, non mollare. Non mollare. Vabbè. Ok. E andiamo di qua.
Inizialmente ero indeciso. Allora, sto registrando questa puntata subito dopo quella precedente. In questo momento sto registrando il giorno lunedì, di qualche settimana prima di quando, decisamente un po' di prima, forse un mese anche prima, anche più di un mese prima forse, di quando vedrete questo, quando vedete questa puntata. Discorso è cioè, ero indeciso. Avevo le mie idee, onestamente, di non registrare. Di non registrare questa puntata adesso, prendermi il mio tempo e amen e tanti saluti. Poi però ho detto... Ortaggio, ci manca solo questa. Bene, benissimo. Ma proprio... Sai che sto contento. Ma tanto. Tieni duro. Eh sì, va. Faccio io The Machine, un'altra musichetta. E vabbè. E andiamo de musichette allora. E allora, se allora si parla chiaramente di musichette. Ok, e adesso siamo sulla neve. Oh. Anzi, sulla crononeve. Con un'altra bella musichetta che mi comporterà un altro reclamo di copyright. Per fortuna mi hanno mai bloccato video per copyright, devo essere sincero. Però... Calzatura mia, effettivamente. No. Senti, scusa un attimo, eh. Ti vali... Cambia calzatura. Oh, bello. A posto. Ah, ma tutte queste musichette belle, sì, le musichette, fanno tutte musichette. Ok, tutte mi fai musichette mentre io mi porto sta stronza qui. Tanto lei viaggia comoda, che gliene frega a lei. Io sono lo stronzo che me la porto sulle spalle, che poi dico porca miseria. Ce le hanno le gambe, camminano, io l'ho vista camminare, non è in grado di seguirmi a piedi. Toh, magari se non gli facevo fare strade, io facevo fare un po' più, magari giro largo, ma porca miseria, non potevi. No, dobbiamo per. Devo per forza. Bisogna per forza soffrire. Allora che volete che vi dica? Se così deve essere, saliamo di qua. No, non c'è bisogno di arrampicarsi, andiamo di qua, per favore. Ah, fissei Tomà. Arrampicati. Stiamo di qua. Anzi, un altro po' di neve. Io voglio solo sperare che Tatizia non abbia problemi di neve, che non muore per la neve. Ah, abbiamo finito. Non c'è più. Ah, si è disattivato pure il cappuccio. Che bello. Oh, vai. Oh, posso essere contento. Io mi sento un po' Messner, però. Va bene. Mi sento un po' Messner, devo dire. Io sto andando di qua. E sto andando forse troppo allora no, facciamo che provo ad andare di qua, come verso destra, che non mollare, ho capito, tutti fa quel posto, questo qua, se fa, se cerca di sì. Se cerca di farsi coraggio da solo, sto deficiente. Kenzo non voleva, non voleva. Adesso è messo che trasporta esseri umani sulle spalle. Tanto ho visto dei lampi in lontananza. Non mi dicono nulla di buono. Mantienili qui. Sì, forte, anche se me lo dici un'altra volta, ti faccio diventare uno slittino. Sai come voli?
Chiede, fai una. Fai. Fai, fai la, la. Fai la discesa libera che neanche. Che neanche la dicenta, guarda. La dicenta la faccia la discesa libera. Arrampicati così e là, vai, vai, va che agile, va che agile, Sam, va che agile, talmente agile si compenetra pure nelle montagne. Udini, un mago sei, vabbè. Adesso dove cacchio, in che direzione siamo messi? Ah, più o meno la direzione è giusta, più o meno. Quanti negri? Rigore di minuto. Ce la puoi fare. Sì, ce la puoi fare, ma ok, calmo. Io ho la batteria, tra l'altro, della. Di sta cosa che ti sta scaricando, quindi. Allora, ora mi cambi di qua. Poi. Arrampicati. Porca troppa di. Calma. Calma. Oh, a posto. Io devo andare di là. Io ho visto chiamare da montagna. Aspetta. Aspetta, ok. Andiamo su questa montagna che ha le texture poco definite. Ok, no. Aspetta. Ok. Senti. C'ho un'idea. A scala, vai! Però... Vai, la metto qua. Afferra. Ok. Ma non è che fici una minchiata io. Non è che ho fatto una minchiata. Possibile che abbia fatto una minchiata? No! Non necessariamente! Ok. Ok. Qua si scollina. Allora. Forte. No, no, perché scappa, so. Rigore di me. Ho capito. Ok, calma. La direzione è quella. No.
Dove sono? Dove sono? Ste maledette. In quella direzione, eh? Perfetto, io vado là. Io vado nell'altra direzione. Mantieni l'equilibrio, per l'amor del cielo. Io vado di là. Faccio giro largo. Per carità. Oh. Per carità. Anzi. Toh. Andiamoci così. Ah. Ottimo. Ci stiamo andando in bocca per caso. Per carità. Ok. Vabbè. Io vado di qua allora. E allora siete. E allora siete stronzi. Io. Qua c'è il cartello con scritto che ci sono CA. Quando siamo in piena zona. Cazzo santo. Qualcuno ha consegnato materiali al. Ok, sono contento, però adesso un minuto, hai un attimo. C'ho un attimo la necessità. E mi sa anche Sam, perché da come cammina mi sa che sarà. Mi sa che deve un attimo avvicinare al bagno. Cioè, ho questa sensazione. Ha la camminata di chi, diciamo, ce l'ha. Alla camminata di chi ce l'ha in pizzo in questo momento. Però vabbè. Tranquillo, tanto arriviamo a consegnare. Tanto ci sarà la solita cena di 3 ore e mezzo. Magari poi nel frattempo potrai andare al bagno. Penso, spero. Io sto continuando ad andare. Non lo so neanche io dove. Starò deviando tantissimo. Però qua c'è la linea. Alla fine ho ripreso la linea. Oh, ma sai che ci siamo? Ma sai che ci siamo? Sai che ci siamo? Ok. Oh, Bafi, ciao, bravo. Saluta Mil. Saluta Massoreta. Ok. Qua ci sono dei cristalli sotto la neve. E me li prendo. Io mi ricordo quando ero nell'utero. Come fai a ricordarti? Non eri sola. Ma per questa è scema. Vabbè. Sì, sì. Ho capito che eravate sia me. È l'unica cosa prima che nascessi. Poi cercarono di separarci con l'intervento. Sì, è normale che cercano di separarvi, perché i genitori siamesi hanno una formazione, non potete vivere bene. Non fa. Ok, sono contento della cosa, però sai com'è? Quell'operazione di separazione, come la chiami tu, probabilmente vi ha salvato la vita, non vorrei dirtelo, eh. Teste di cazzo. E nessuna distanza era così grande da dividerci. Ok, sono contento della cosa. Telepatia, va bene. Divisa nel corpo. Unito. Ne sono convinto, siete entrambe teste di cazzo alla stessa maniera. Scusatemi i termini, ma porca miseria, me le scippa di bocca. Sto odiando tutti i personaggi di sto gioco. Li sto odiando tutti. Giuro, li sto odiando tutti. Tutti. Possiamo crearne uno per far provare a tutti ciò che sentiamo noi. Sto odiando tutti i personaggi di sto gioco. Giuro che li sto odiando tutti. Raccogli, per carità, raccogli questa cosa. A prescindere dalla distanza. Ora. Più o meno. Oh, e c'ho la riga. A posto. Sto anche uscendo dalla zona possibile.
deve condividere il sapere. Senti, evitiamo la gamba. Con l'aiuto di Anna. Sì, vabbè. Sai, sono sicuro, sono convinto, e tu stai dicendo delle cose importantissime. Ma come cacchio ti chiami? Sono straconvinto e tu stai dicendo delle cose bellissime, importantissime. Peccato che io non le sto seguendo, perché la posso sentire di nuovo. La puoi sentire, brava. Prego. Sì. Una completa testa di minchia sei, ecco che sei completa. Ecco come si completa. Affanculo. All'Lochner. A dispiace, lo stai dicendo all'Lochner. Non a me che ti ci sto portando a spavo, che sto passando tutte queste cose. All'Lochner lo stai dicendo. Cazzo sano. Vabbè. Piano, che qua è un casino. Che qua è un casino. Io devo superare questa montagna. C'è un ponte! Signore! Signore, c'è un ponte! Però vabbè, tanto. Vabbè, tanto. Calmi. Stiamo calmi. Stiamo molto calmi. Tanto calmi. Io giuro su quello che ripiccano. Io ti odio, quanto odio. Sto odiando. Dove cacchio la direzione? Dove caspita devo andare? Di là, devo andare di là. Devo andare di là. Nella traiettoria. È questa. Va bene. Ci siamo, eh. Ok. Mi sta scaricando la batteria. Se questa qua adesso. Io non cucchio la testa a tutte e due. Se non ci guadagno niente, vi incucchio la testa a tutte e due, ve lo giuro. Vi incucchio la testa a tutte e due. Ve la incucchio, tipi i piatti, pam! Teste di ninja. Maledette. Ma andatene a fanculo. La vostra che cazzo. Dove cacchio siamo adesso? Ferma. Prima che ci rompiamo l'osso del collo, e mo come scendo, vaffan. Sì, vabbè. Io con quale. Per quale grazia divina dovrei riuscire a scendere senza rompermi l'osso del collo? Aspetta, forse sì. Aspetta che forse. Forse. Piano, aspetta. Tazzarefe. Tante delle ti. Maledetto, io ti faccio. Faccio male. Maledetti. Sì, da, vabbè, io secondo loro. Facciamo che di qua, Ok. Facciamo che andiamo di qua, per favore. Ferma, il cazzo sa. Senti. Bevi, fatti un po' di vigore. Beviti la nostra. Quella lei. No. Ora, io una cosa.
Questo andrebbe a Lake Knot City. Minchia, ce lo porta su pacco da Lake Knot City a qua. Chi ce lo porta? Ma porca. Lake Knot. Voglio farvi. Dov'è Lake? Lo faccio vedere un Lake Knot. Lake Knot City. Lake. Dov'è? Lake Knot City. Qua. Qua. Quel pacco da là sotto. A qui. Minchia, ce lo porta. Ma vai, vaffanculo. Lake Knot. Ricchi. Ma vedi. Ma io. Ma andatevene a fan. Ma porca di quella. Ma perché? Perché? Ma perché io devo. Ma perché? E ora come dovrei scendere? Porca di quella. Allora. Non è che mi ritrovo la. Aspetta. Non è che mi ritrovo un chiodo arrampicata. Ah, sì, chiodo arrampicata, dai. Chiodo arrampicata, sì, chiodo arrampicata, sì. Ok. Posiziono. Oh. Vabbò. Oh, dai che ci arriviamo. Dai che ce la facciamo. Dai che ce la si fa. Ne è troppo. Dai che ce la si fa. Ok. Sì. Allora. Posso. Ah. E lascia la corda. Di qua. Dai. Oh, sono gli ultimi metri, eh. Non facciamo casini adesso. Sono gli ultimi metri. Ma ci siamo. Porca di qua. Accettato. Oh, ce l'abbiamo fatta. È fatto. Maledetti. Maledette teste di cazzo. Te e tua sorella. Ve le incucchio le teste. Giuro che ve le incucchio. Ve le incucchio come due noci di cocco. Accettato. Benvenuto. Si arrivano. Amoni. To. Caccia il tuo suono. Parlaci tu. No. Carico richiesto. Consegna parziale. Vabbè, sì. Dai. Ok. Perché è così? Ma sei viva, ma sta bene, no. Che gli portate la barella. Che cacchio gli portate la barella? Perché ci sui stelle? Che cos'è? Mi dispiace tanto. Ah, a lei glielo dice, mi dispiace tanto. Ti voglio tanto bene. Ti voglio okay. Tanto bene. È bello sentire di me. Ci sarei anch'io. Non avrei dovuto tenerti all'oscuro. Volevo salvarla. Ma non ho potuto, non devi dire nient'altro. Quindi? Locke, devi sistemare il suo Cupid. Non ho salvato la bambina, ma tu puoi salvare il mondo. Solo tu. Eh? Ti
voglio bene. Hai capito? Per sempre. Sempre. Ok. E ora ricostruisci il mondo. Ok. Come hai fatto con me. Ma che è morta? Ma com'è che è morta? Ma che ma dove? Com'è che è morta? 16%, c'è un cazzo di... Com'è che è morta? Locne connessa. Ma com'è che è no... Tu... Ora, connessa. Attiva. Più robo sono tornati dalla consegna. Allora, quello... 95... Wow, senti, attiva salto di tutto. Ok, sì, chi se ne frega. Attiva salto di tutto. Qua, materiali, robe. Tutte cose belle. No, attiva, per favore. Ok, bridge link, tutte cose belle. Vediamo. Quante ne ha passate? Non ne avevo idea. Pensavo che avesse reciso il nostro legame di proposito. Che fosse fuggita con la nostra bambina. No. No, poverella, no. Testa di minchia. Ho riparato il Cupid, come aveva chiesto. Adesso il limitatore dovrebbe funzionare. Va bene. Poi c'è un'altra cosa. Cosa? Prima di mettermi a lavorare, ho dato un'attenta occhiata al codice. Sono sicura che è stato modificato. A meno che la mia memoria non stia perdendo colpi. Il tuo codice è stato riscritto. Riscritto forse è un po' esagerato. Diciamo che non è l'ultima versione su cui ho lavorato. Eppure, grazie a questo, ho potuto finalmente rivedere Malingen. Ok, ma è viva, giusto? Potremmo aver già trovato il colpevole. È morta sotto le macerie con la nostra bambina ancora in grembo. Il suo ca è trasmigrato nell'aldilà, ma là è rimasto qui, legato alla nostra figlia morta. Lei ovviamente sapeva tutto. Per questo teneva una sola manetta. Così non si vedeva nei suoi parametri. Peccato, non ha usato la sua invenzione preferita. Ha fatto questo per proteggere me e nostra figlia. Ah, là, il ca, là, in B, mamma. Ah, ora lo stiamo connettendo. E non ci sta dicendo niente. Ma quindi è tipo morta e non lo sapeva? Che era morta e non lo sapeva? Che cosa? Non ho capito nulla. Era morta e non lo sapeva. Che è questo? Era morta e non lo sapeva. Che cosa? E non lo stabilimento, va bene. Ok, mountain note. Ok. Quindi è morta. È andata. È morta e amen. Ok. Quindi. Sorella.
riesco a sentirti. Siamo di nuovo unite. Insieme. Come eravamo nell'utero, ti ricordi? Malik. Come eravamo nel... Grazie a te, Edgenot City è finalmente raggiungibile. Ah. Grazie anche a te, Lockman. Il tuo lavoro contribuirà a far rimanere online la rete virale. Insieme possiamo farcela a spingerci verso ovest. Ok. Allora, Sam, c'è un'altra cosa che devi sapere. Sentiamo. Abbiamo studiato i dati del tuo presunto incontro con quei soldati. Sì. Avevamo una registrazione audio, non sarà esauriente, tuttavia. Le lingue... I nomi e le parole che abbiamo individuato, le munizioni identificate. Tutto sembrerebbe indicare che tu fossi su un campo di battaglia oltre 100 anni fa. Sì. Prima guerra mondiale, per la precisione. Grazie, l'avevo capito. Non era un sogno, non era un'allucinazione. Forse sei stato trasportato in un'altra dimensione o qualcosa del genere. Vista la discrepanza temporale, forse sei finito su una spiaggia. Non possiamo esserne certi. Tuttavia, mai sentito che una spiaggia diventasse un campo di battaglia. Ma le spiagge sono plasmate dalla volontà delle persone che le popolano. Forse Altman ci darà una spiegazione più razionale. È un esperto di spiagge. Purtroppo è ancora al di fuori della rete virale. Comunque, ora riposati. È inutile porsi domande a cui non si può rispondere. Ma sì, dai. Andiamo a riposarci. Ci sarà un'altra sequenza, altre cose. Mi sa questa non posso. Scusate. Ho abbattuto la webcam. Scusate. Motivi tecnici, scusate. Ok. Va bene. Ok. Se non ci sono altre sequenze filmate. Ok. Grazie della tua generosità. Siamo qui. C'è un sacco di tempo. Riposto il maletto privato. Mamma, l'angelo caduto. Ok. Ora, sono una stanza privata. Ok. Ispezionarmi, per favore. Ispezioniamo le armi, le cose. Fucile assalto non letale. Not ready. Ok, se tutte cose belle. Senti, ma noi non... Ma... Contro la BB... Ma non c'è il BB lì, scusa. Lu? Lu! Stai cercando questo? Sì! Sorpresa! Fragile mi ha rispedito qui. Grazie. Finalmente ho visitato la spiaggia. Beh, la sua spiaggia. Ah. Tranquillo, non sono venuto fin qui per un giro turistico. Il tuo amato BB ha un problema gravissimo. Cioè? Forse ricorderai quando ho spiegato che queste incubatrici collegano i BB tramite la rete chirale alle madri esanimi nel nostro cugino. I Bridge Baby sono letteralmente ponti tra questo mondo e quello dell'aldilà. Sì. Il loro posto non è qui con noi, né altrove insieme alle CIA. Il loro posto è esattamente nel mezzo, senza alcuna affinità per un mondo o per l'altro. E BB-28 invece sembra ora tendere sempre di più verso il mondo degli esseri viventi. E quindi?
verso di te, Sam. Quindi? Perché siamo colleghi. Colleghi? Colleghi. Sam, i BB sono strumenti, non esseri umani. Conte, sì. Bambino, no. Che vuol dire? Dimmi qual è il problema. Questo strumento, questa arma, si sta trasformando in essere vivente. Sta prendendo peso. L'attività cerebrale sta aumentando, sta accumulando i ricordi. BB-28 sta sviluppando una coscienza, sta diventando un vero bambino. E dunque? Ma questo non mi sembra un problema. Appunto. È una macchina, Sam, fabbricata per uno scopo. Uno scopo irrealizzabile al di fuori della capsula. C'è il 70% di rischio di un danno irreversibile se si cercasse di rimuoverla. Il che non ha importanza, perché a questo punto smetterà di funzionare entro un paio di giorni. Non funzionerà più. Proprio così. Neanche la capsula potrà salvarlo. Si bloccherà. Che cosa facciamo? Lo resettiamo. Solo che dovrai lasciarlo a me. Taglierò il cordone che vi lega ed eseguirò un'operazione che lo riconnetterà con l'aldilà. Sarà come dargli un colpetto per correggere l'allineamento, per riportarlo nel suo mondo, un mondo a metà tra quello dei vivi e dei morti. Ma te l'ho detto, dovrai farne a meno per un po'. Sicuro che funzionerà? Ma certo! C'è un rischio però. L'intervento può cancellare i ricordi. I ricordi? Lui mi dimenticherà. Rilassati. Lui ha dato pure un no. Di nuovo come si deve. Devi solo fidarti di me. Dammelo. Te l'ho detto, è come un gioco. Basta premere la prova e si ricomincia. Ed ecco una ragione in più per odiarli. Sam. Ero già molto sporco quando sono tornato dalla spiaggia, ma ora il tuo BB ha aggiunto il danno alla beffa. Sentite, alla prossima, alla pro, io alla prossima, io non so che succede, non so come sarà la situazione, io salvo, ove possibile, salvo, se mi è possibile, mi è possibile, perfetto, ok. Io prenderò a registrare fra qualche giorno, diciamo, io fra qualche giorno, poi la prossima puntata ovviamente la vedrete la prossima settimana. Io mi fermo qui, che già le minchiate ne ho sentite abbastanza. Alla prossima.